Anche figata, poi invece arriva Simona. Si inizia, questo fantastico set nuovo. Gabri Bros contro non se stesso. Contro è arrivato Sekiro. Sekiro, porca troia. È davvero Sekiro. Non ci avevo mai pensato. È arrivato Sekiro. Mattia Sekiro. Allucinante. Madonna. Del posto in game. Guarda come fa Wayland, cioè, sì, in effetti è bello sto stage. A parte che la prima volta che lo vedo oggi. Ah, va bene. Comunque sì, le palme sono abbastanza linea quando si è Animal Crossing, però il background è molto vuoto. Si stage con il mare infinito. Sono molto monotoni, però sì, è comunque meglio del background medio che ti trovi. Allora, di base, a me ti aiuta delle mod il fatto del cambio di background, perché spesso le game magari sono lontani, sono entrambi lontani, non vedo lo stage. Mi baso sullo sfondo. Se lo sfondo è tipo come questo, che come senti diverso dall'originale, penso dove cazzo sono finito. Non lo so, perché io mi abituo un po' ai movimenti della telecamera, perché sono sempre un po' dipendenti da quanto sei lontano dal centro del stage, esatto. No? Però secondo me comunque è importante che certe visual cue rimangano. Sì. No, Stitch! Madonna, la Pokéball su PS2. Deve un attimo. Mi dissocio. Tipo la Pokéball. Vabbè, non è bannabile. Perché magari usi la Pokéball come riferimento per certi salti. Vuoi fare edge cancer. È vero. Sì, infatti con Paolo io lo so tantissimo, cioè però lo stai tipo con Millennium oppure. Millennium! Ragazzi, ce l'ho con Millennium, madonna! Ogni volta che posso dire Millennium, madonna! Flashback del Vietnam da bracket su Gata in cui Sadler dopo la Winter Spinal vai in giro. Lascia stare. Ma queste rischi sono importanti in Rockstar, sappiamo. Cazzo, in che gioco? No, sempre per Smash, però è un altro discorso. Dicevo, ma anche su FD, che tipo c'è il cerchietto in centro. Quello tipo lo uso tantissimo. Sì, quella roba lì dovrebbe rimanere a prescindere. Però vabbè, pace. Finché la cosa più grave secondo me cambiare i sound effect. Sì, qui quello sound effect perché è incrociamo le reazioni, quindi sono tornato a me. Sì. Però mi sa che il modpack mette un altro blocchiaggio a Sora e quello devo dirlo negli altri di togliere. Ecco, te devi dire. No, è tipo Sora tedesco che è quasi identico a quello inglese, però. Però magari non funziona. Sì. Immagino. Poi anche i GFX preferisco lasciarli vanilla, per il suo motivo. Sì, ha senso. Madonna santa, ce la puoi fare a tenersi lo stage, dai. Incredibile. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sekiro, dai. Sekiro. Un bel peli. Sì, una bella sta spinta. Abbastanza. Molto meglio di Seficon. Esatto. DK. Impariamo a fare il trap? Sì, dai. Impariamo a fare il trap, incredibile. Va bene. Stage control. Io non imparato, sconosciuto. Occhio. Vabbè. Che Raffaele, no, che è normale. Tanto è molto particolare sto matchup, perché ci sono degli angoli in cui sei fluido non colpisce. Invece è super verticale e super orizzontale, ma ci sono quei diagonali in cui non può arrivarci se non con l'appel, ma è particolare. Molto molto strano sto matchup. No, però anche Peach non è che abbia il miglior movimento diagonale. Però può setupparlo con il float perché sì, può mettersi dove vuole, non per raggiungere una certa cosa. In più quando è in terra è casa sua, cioè è un po' quello facile. Madonna, santa che stecca. Ok. Regrab, non punito. Ma io non ci posso credere. Mattia ottiene troppo da questi announcement, davvero. Comunque sì, ha ragione Marco, dovrebbe un attimo riguardare tipo come si chiama quel sito in cui ti guardi le reazioni. Tempi di reazione. Mi sa che Gabri intanto. Che sito? Per guardare i tempi di reazione umane. Perché ogni tanto Gabri c'era delle cose che dici madonna, puoi reagire e non ma riesci mai. Quello dove c'è l'immagine quello di del bottone. Ma quello dello schermo è cambiato colore. Forse no. Non lo so, c'è un fottiglio. Quello schermo che mi ha fatto avere è una puttana, devi prendere un sito che ti costringe a reagire prendendo una scelta. Non reagire facendo una cosa quando si vede. Beh, no, sì, esatto. Non
non mi ricordo come si chiama quello. Non lo so, vabbè, non lo so, piuttosto preferirei. Non so quanto giochi online, Gabri, effettivamente. Piuttosto preferirei allenare le reazioni direttamente nel gioco stesso. Beh sì, però non sempre è semplice farlo. Se Gabri ha la console ufficiale Nintendo, quindi può mettersi da training mode incorporata nel gioco. Alla debug mode ufficiale Nintendo. No, assolutamente no. Alla console, come si chiama, campagna sviluppatore. L'ambassatore edition. Esatto. ha dei poteri superiori. Finché non può cambiare il rate delle RA, però tutto bene. Siamo sicuri che non l'abbia fatto. Voglio dobbiamo mettere in Oscar. Non dimmi che quello ti ammazza, ok? Giga Flare, no. Madonna. Flare, no. Tattica. Niente. Bello è tilt la centro stage. Sperava che non cassi. Spettacolare. Braccio, cioè non lo so. Sperava che Peach facesse ledge dash dash attacchi istantanei. Vabbè. Che poi pensandocela non era una brutta opzione. Però. Lascia attacco. Bello lo chat anche di sé entrando. È quello di Mewtwo, ma ce l'ha secchio. È quello di Mewtwo, ma attaccato a un PG vero. Triste ma vero. Madonna. Non si arriva a Game 5. Sperando. Secondo me si arriva a Game 5, sai. No. Temo questo. Le vene. No. Le vele. Bel posto le vele. Se c'è una winner house. C'è la sala giochi. Una volta sono andato in tutti i tempo con Bebbo giocando a Outrun, tanta roba. Dove potevi scegliere se avere lo schermo con il mister che funzionava o quello senza audio e non potevi avere entrambi, cioè devi scegliere quale volevi. Tanta roba. La venue del petto in Inghilterra era... Senza non conti anche gli appartamenti. Una sorta di... centro commerciale come le vele. Madonna. Almeno gli spazi erano molto simili. Figata. Perché è tipo un parco per famiglia, quindi è pieno di sale giochi e tutto. E avevano allestito delle sale apposta per metterci 100 CRT o non so quanto. Quanto hai speso in tutto il viaggio? Sui 130 per il volo, sui 300 per l'iscrizione ai notti, penso un altro centinaio per il cibo e i treni durante il weekend. Intanto sui 500 penso un po' di più. Ci sta chiaramente non è troppissimo, ci sta. Mi sarebbe costato di più andare al torneo a Napoli di ieri da 20 persone. Vabbè. Incredibile Sardegna. Sì, davvero spettacolare collegamenti. Intanto simpatica almeno di nuovo su Smashfield. Sì, è vero. Mi piace questo stage, sono di estate, sa di fresco, che con 50 di fresco! Di fresco, Cristo! Le palme, dai, frutti, fresco, che con questa fantastica... Mi sto squagliando pure per il condizionatore. Guarda, mi sa un po' di merda, che molto lento per questo becker. Yai assente da tanto. Secondo te ha senso fare Yai? Perché mi piace il becker. Mix up sperando che sbagli. Non so quanto la DI cambi quella combo in specifico. Secondo me non cambia un cazzo. Però non lo so. Incredibile Nair Strap. Stage control più acquisito. Mo particolare la situazione perché è uno stage davvero piccolo. Che paradossalmente penso convenga davvero tanto a Peach. Perché paradossalmente? Perché comunque sei più da rage se siamo state qua. Però il discorso di averlo stage piccolo significa che non può resettare l'intro quando vuole, non può allontanarsi quando gli pare. Oh, però a già... Peach piace avvicinarsi. Esatto. Quanto PG che sono molto difensivi se è vero. Sì, no, paradossalmente era una cosa di tacco di cane. Gli stage grandi magari ti permettono, cioè ti impediscono di fare questa cosa bene. Però Peach compensa con il tipo di punte rate. La Wheel of Fortune. Oh,
Cioè, se più il campo è ripiccio, più diventa probabile che tu di qualche item. Voglio un mondo senza energy. Voglio un mondo senza smash health. Ma non basta l'energy. Io sento nella vita. Grande! Madonna santa. Vabbè, però, Cristo. Non farti tristo camo, vabbè, oddio, 1-0, dai, analisi tecnica di questo incredibile game e poi game successivo si distrugge. E poi tre game successivi. No, il game successivo. Guarda, ma Gabri ha poi tristoccato. Sì, vabbè, si è spiegato una volta, ha super dominato questo stage. Ho visto la situazione inversa, vincerla Gabri, quindi credo in Mattia. Madonna. Credo sì. In qualsiasi cosa porti a un 3-0 pulito. vabbè. No, comunque. Da ma prima dove sono andato? Sono spesso più nascita, vero? Che ha vinto lui comunque. Però. Io. Per non sapere invece di scrivere incondizionamente da un successo game, io non ci tornerei più mai nella vita su questo game. L'ho dominato troppo su game. Anche se lo perdesse, l'ho dominato veramente troppo su game. No. Guarda i final match comunque, Serra deve chiedersi perché in questo game stanno costruendo così diverso e quindi capire quanto abbia influenzato lo stage stesso la cosa, qui magari non c'entra niente. No beh, qua no, però... Uno pari. Eh già. Vediamo come giocheranno il fantastico counter pick di stage. Allora spero che Serra non faccia il pagliaccio prendendo Banjo come prima. In generale noto molto che non so se entra nei bassi livelli o qui o in base al matchup e si tende molto a prendere stage tra virgolette safe, cioè si bannano le cose safe senza cercare di non far andare troppo su stage particolari. Nel senso, uso Sheik, banno Kha'Zix, Etan in City, vado sul sicuro senza dover ragionare troppo sull'avversario. E spesso qua noto che un po' tutti lo fanno, non guardano mai troppo l'avversario. Solo stage counter qui. Sì, è una cosa che va fatta in modo più individuale, a parte giusto in qualche matchup dove ci sono carte pick estremi. Sì. Tipo non porteresti mai Kha'Zix su FD. No, ma me ne la vita. Cioè, cazzo. Dal punto di vista del caso, lo dico perché magari guardano un po' meglio cosa ha davanti. Smashfield non glielo dava, Intanto lo sbatto il figlio. Che comunque molto meglio. E se è Piro vestito normalmente per l'occasione. Perché ha perso il cappello, è morto. È respawnato senza l'output. Esatto, beh giustamente è Shadow dai Poise. È morito due volte. In questo caso 3 però. Tano sì, sta facendo solo via interna però. Tipo mi sa che se ne sta prendendo tantissimo Gabri perché lì gli esterna non entra. Sì, Townsman è così, molto figlioso, senza motivo. Sì. Cioè, ha fatto più Down Smash Serra in questo set finora che forse Chris in tutto di Caruso. Madonna santa. Sì. Cioè, ha fatto una cosa come un Down Smash in croce o due in quel set con lui. Vabbè. Smash muore veramente terrificante. È piccio un PC aereo quanto vuoi. Vero, e infatti per quello ve lo dico. Cioè, ha il suo senso. Bello? Molto. Bello. Lì aveva. Deci attack prendeva, non sono sicuro. Non so, forse. Possibile. Beh, cosa poteva fare se non basta? Non so solo fare effettivo. Ah, strana situazione. Tentava l'Eltra. Perry su Bayer in tu. Sì, niente. Niente. Grandissima kill da parte di Mattia. Che si riposa a legge. Cliccando le mille spadate safe. Che puttana che sei. Deve prendersi il Shine Spike del mondo. Ecco perché passa la 5-9. Fighter Pass 2, signore. Mondo bellissimo. Il tempo quando non c'era un tempo. No, anche prima era una merda, non mentire. Però. Non era così tanto una merda. Era meno una merda, c'erano 5 meno merda in meno. Sì, erano solo 85 anziché 90. Esatto, precisamente. E soprattutto non c'erano le merde peggiori. Quindi, dai. Andiamo oltre.
Però di quelle 5 merde, 3 sono top 5 merde. Vuole dire che diventa un problema. Sì, diventa un grosso problema. Vedi, ha aperto molto il fatto che... A Stitch! Cazzo! Aspetta. Mi spiace. Vabbè. Io ho solo 3, aspetta. Dovrei guardare. Ha fatto letteralmente 2-5 shot e The Shark Tank. Pozione del campione. Attenzione. Mi sta lasciando in tutti lo stesso, ecco, a differenza con me, secondo me film che sta facendo veramente tutto sullo stage e può farlo qua sullo stage. Là, letteralmente... Non so così male, non male, come se sì, sì, cioè là su Smash Field faceva la roll dalla legge della centro stage, cioè letteralmente praticamente... E lì Gabri ha fatto il cancel bear, ma è atterrato prima di fare il bear. Mm. E va, cioè sono bellissimo, ha puntato il mio... Porca troia. Bellissimo. Niente, tenta di prendere due frame, ma è 10 metri mattina. Nulla, lo lascio andare. Lì quasi mi aspettavo di sbordare un flash. Lì aveva quasi senso. È vero. Però anche... Un giga, vedi, sta scudando, fisso, ecco a legge. Mattia può benissimo usare questo per fare un dato, non ci ha senso. Anche perché a sta per cento non ci facciamo un cazzo della grabbia, anche volendo. A per cento, sì, però... Aia. La stock. RNG Udo, dai. Madonna. Nel 1 sei probabilmente distrutto da 5% di combo di Peach. 37. Ma quanto cazzo mi fa? Ci sta? Ok. Preso il team. Bellino. Ma era un'altra ricarica. Cosa? No. Okay. Altra cosa che dovrei dire c'è che mi consumerò. Cazzo. A volte mi dimentico quale sia. Cazzo. Mi sarà rischia davvero tanto. Lo sniper cagliaritano, la risposta. Madonna, questo fortunato che Gabri non si aspettava che tornasse su subito. Perché ha rischiato davvero tanto a fare il salto. Mi sa Saturn! Wheel of Fortune! Può spaccare uno scudo così. Anche Mattia può farlo senza quello. Però Don Smash non è veloce fatto per essere stato un pro. No, non penso proprio. Specialmente non sei fatto per essere stato un pro. Basta! Vedi, basta! Stupido. Porca Eva, basta! Ora basta! Esatto! Lo diciamo noi! Basta! Cazzo! Per poi a queste situazioni incredibili in cui condiziona a fare scudo. Non ne usa! Cazzo, che situazione terrificante! Invece fai Don Smash a caso! Non è terrificante, i pesci gli danno quasi stronzata a legge! 172%! Grab, madonna! Un nervosissimo a caso lo ammazza! Ovvio. Ci ha riprovato! Perché vado per lo scudo di nuovo? Ma bastava un FT per lo scudo! Morto! Effettivamente! E Gabri Popò fa mi sento! Perché l'ha rifatto? Bastava ritrovo un FT per lo scudo! Ok! Vabbè, nulla! Vabbè, niente! Sono le 8 per tutti, ragazzi. Le 8 e 10. Wow. Aspetta ancora. Madonna. Dove si andrà di bello ora? Non so, cosa batte che mi sa. Secondo me si torna. Boh, ci sta. E sarà Revital Game 1, vero? Sì. Olobastion Casteddu. Vabbè, anche Olobastion va bene entrambi in realtà. Forse un po' meno. Stessi PG. Quindi Smashfield, Mob Battlefield, Olobastion. Forse Olobastion è meglio di Smashfield. Sai qual è una cosa che un po' mi dispiace qui? Che gli stage continuamente o vanno bene esatto, o hanno problemi, problemi così grandi che non possono manco funzionare come opzione di nicchia. Non c'è roba tipo esatto, piattaforme semplici ma con animazioni uniche tipo che oscillano. Sono tutti o estremamente semplici oppure hanno puttanate enormi che ne quando sbagliano. Quando è uscito Joker, c'è un evento che si è avvicinato lontanamente ad essere un no, ma tra asimmetria e la piattaforma sì, esatto, in alto che è solida esatto, era una merda. Poi era pure abbastanza grande.
fosse stato, che so, dopo quello stage lì, però c'era la minima speranza che DLC potesse regalare qualcosa, ma non c'è stata. Si no, sola, lo stage di Hero era Talent City 2, era Talent City 2, ma con il primo co-op, come si chiama, il walk-off, sì. Poi chi aveva avuto dopo? Banjo, che aveva, vabbè, era terrificante. Era anche se è stata legale, era come, ignorando i muri, era una Kalos con le piattaforme che poi se ne andavano pure. Ma al di là di quello, lo stage di Terry era un walk off senza sì, i muri. Sì, sì, esatto, ma al di là di quello, lo stage di Banjo era terrificante anche solo dal punto di vista visivo, perché la famiglia girava su te stessa. È vero, ma può causare motion sickness facilmente. Era veramente terrificante. Ho visto un modo di... Spiral Mountain che toglie la rotazione, prende i muri decenti e il platform layout è un tripod invertito con la piattaforma centro bassa e due alte, però le piattaforme sono abbastanza piccole e lontane ai lati che non è agevolato il circle camping. Ho capito. È grande quanto, forse il terreno è più piccolo di Small Battlefield, quindi è pure pure messo abbastanza bene per battere il camping, quindi una roba del genere su tutti sarebbe una cosa carina. Poi hai lo stage di Bidet che ha le trasformazioni, lo stage di Bidet è il Castle Siege dell'Eurospin. Già Castle Siege. Poi hai lo stage di Mimin che è tipo lo Bastion ma con le gimmick di merda, con i due muretti, ciao muretti. Terrificante, cioè lo stage di internet terrificante, anche se bastano veramente pochissime accortezze, ma sarebbe messo uno stage normalissimo, come quello, sarebbe stato l'ennesimo stage. Sì. Poi lo stage di chi è venuto dopo Steve. Steve ha poi le versioni. Steve decenti, il fatto è ma il problema dei pulsanti, non puoi accedere a. Facilmente una versione. No, non l'ha fatto bene. Poi hai il stage di Sephiroth che ha problemi di visibilità, tipo un'ova. Allora, se al di là di quello, secondo me il problema del stage di Sephiroth è un po' anche di Robastion, che abbiamo lo stesso layout. Soli. Wow. È appunto di nuovo il problema di prima, nulla di nuovo. Esatto. È ok, ma nulla di esclusivo. Esatto. Trump e Count. Mm-hmm. Poi chi è venuto dopo di loro? C'era. Kazuya, vabbè, lo stage brutto, sì. E poi c'era Sora, non mi sa che sto dimenticando un DLC, c'era... Non importa, non è importante, se lo sono dimenticato. Vabbè. Torniamo al game, intanto abbiamo una super event, ma... già. Se ci controllo. Niente, rimangono così, incollati. Mm-hmm. Mi aspettavo lì che tirasse qualcosa, un attimo, un tentativo di back. Ah, lo sai di fare in Mitra, vabbè, una merda. Di nuovo, di nuovo. Però forse questa è stata una delle poche volte in cui l'ha fatto con questo Nikao. Cioè aveva un senso cercare di prendere la rappa, però madonna. Comunque, l'ennesimo dottore. In quel caso attenzione, quasi un attimo spiego il segreto della pallina. Quindi è il segreto, se ne guarda, non si muove, cioè che paura incredibile, in realtà la paura ce l'ha avuto, non riesce a tornare a 106. Eccoci, che non killa, incredibile. Oh, l'ha quasi preso, l'ha quasi preso. Se capo i greci schivi le rape, vai chià, attenzione, io gli ha dato una spuntatina. Esatto. Terrificante come visione. Minaccioso. Madonna. Però adesso Gabriel è circondato dalle palle di Mattia. Che mi regalano una bella per sé. Cazzo! Cazzo! Li poteva. Potenziale match point. Madonna. Se Gabriel prende questa stock va in grand final. Possibile ultima stock per Mattia. E questo è importante per Gabriel perché nel PR è sotto Mattia. E Pierre ha annunciato oggi stesso, potete recuperarlo. Vabbè. La mamma! Ma porca puttana! Stanno iniziando veramente a avere i miei dubbi del fatto che la console moda. Wheel of Fortune! For a reason, baby! Terrificante, stanno iniziando veramente a avere i miei dubbi che veramente la console moddata ha un rate migliore. Non per dire nulla, ma un po'. I dubbi. E
niente, si va in Grand Final. Wow. Devo dire una cosa, non si gioca più. Godo.